Ciao ragazzi, ed eccoci qua in quest'ultima puntata di questa miniserie Astro Playroom. Oggi andiamo a fare delle prove a tempo, delle gare a tempo. Quindi ragazzi, tutti i livelli, anzi tutti i mondi li abbiamo completati e vi consiglio di andarvi a vedere tutta la serie racchiusa in quest'ultima playlist. Tra l'altro ragazzi, dobbiamo scoprire che cos'è questo rumore che proviene dai sotterranei. Forse dobbiamo dare un'occhiata, quindi andiamo a vedere dove si trovano questi sotterranei, molto probabilmente da PlayStation Labo. Però, allora, tra l'altro ragazzi, qui nella piazza della CPU ci sono altri 4 pezzi di puzzle, che poi ragazzi l'ho tutti completati, bello con calma, off video, quindi tanta roba. Ho completato tutti i modellini e soprattutto ragazzi tutti i puzzle l'ho presi. Insomma, oggi andremo quindi, oltre che andremo a fare delle sfide di rete a tempo, andiamo a prendere questi puzzle qua nella piazza. Perché, come vedete, ci sono dei lacci, io praticamente non ci avevo fatto caso. E quindi, insomma, vediamo un po'. Ok, un po' di monetine. Ma i pezzi di puzzle, dove li prendo? Qua sotto, oddio, ma qua sotto? No, questi sono i sotterranei. Ma qua abbiamo un livello speciale, dopo lo faremo ragazzi. Dopo ci arriveremo. Quindi ragazzi, i sotterranei sono quelli, giusto? Cazzo, io qua non ci sono mai andato. Vabbè, pazienza. Allora, prendiamo un po' di monete. Sto livello fatto, quindi non ci andremo. Qua. Qua dietro. Oddio, c'è una palla. Ma cosa ragazzi, così alla random. C'è una palla da spiaggia così. Allora, andando qua, c'è sta un cavo da tirare. Lo tiriamo. Vediamo un po'. Oddio, ma abbiamo sbloccato tipo un mini livello. Che roba è? Allora, saltiamo. Oddio, oddio. Dai, veloce, su. Ok, tiriamo sto cavo sulla parete. E abbiamo un altro mini livello. Che tocca fa qua? Tipo così. Bello sto trampolino. No, allora, c'è un pezzo di puzzle. Ok, uno l'abbiamo trovato, quindi. Vai. Ok, che culo. Là mi sa che c'è il continuo. Quindi andiamo un attimino a vedere. Porca troia, non ci arrivo. Dobbiamo fare tipo così. E vai. Se ce l'ho fatta ragazzi. Ok, vediamo un po'. Va benissimo. Che ho attivato? Un mega trampolone. Oddio, dove andiamo? Oddio, fantastico. Ma quanto è grande sta roba? Cioè, siamo arrivati in alto raga. Boh. Ok, un altro nella lobby. Prendiamo sto cavo e eccoci qua. Che dobbiamo fare qua? Vabbè, tutti i meccanismi. Aspettiamo che va su. Un ascensore. Ammazza, oh, quanti cavi da tirare. Ecco il secondo puzzle. Andiamo a prenderlo con calma pure. Vai. Eccoci. Perfetto. Dai, su. Qui facciamo così. Ok. No. Porca troia, quanto sono stupido. Arieccoci. Guardate se moricato, ma speriamo di no. Allora, buoni tutti. Là c'è un altro interruttore. Quindi volendo. Dai, piano. Ok. Eccoci qua, un altro trampolinone. Oddio, dove ci catapulta? Ok, altro pezzo di puzzle. Eccolo qua. E quindi, che facciamo? Quanti puzzle siamo arrivati, ragazzi? Ho perso il conto. Ce ne manca uno? Ma veramente? E in dove cazzo sta l'ultimo? Boh. Ma che ne so io? Ah,
Attenzione, che cazzo c'è qua? Ma? Un arco? E a che ci serve sto arco, raga? Ma cosa? Aspettate. Qua non c'è nessuno comunque da colpire. Ma cosa colpiamo qua? Boh. Aspettate. Si incazza da solo. Oddio, si incazza da solo la CPU. Guardatelo come impazzisce. Ma non sono stato io. Vabbè, comunque. Non so che ci devo fare con questo arco. Penso che, boh, l'ultimo panzo io non lo trovo. Sapete che vi dico? Ma chi se ne frega? Direi di andare nei sotterranei perché altrimenti sto io verrebbe un casino. E abbiamo trovato un altro forziere. La mitraglietta. Vedi qua nella lobby. Ma qua ci troviamo il tutto e di più. Che figo. Tra l'altro ragazzi questa mitraglietta l'abbiamo scoperta nel precedente video. E quindi ragazzi, tanta tanta. Oddio! Ma li sposto! Ma poracci! Ma cosa? Ma poracci, ma così li bullizzo! Ma dai, poraccio! Guardatelo quanto è impaurito questo! Vabbè, comunque, andiamo giù, andiamo a affrontare i sotterranei, va! Non perdiamo tempo. Vai, eccoci! A chi devo sparare? Non penso a nessuno, ma. E che vuoi fare là dentro? Allora, il rumore dovrebbe essere qua. Oddio, ma che è sta orda? Morite tutti, fate largo! Ma cosa? Risposto pure, guardate! Ma che roba, vabbè. Allora, vediamo un po', dove siamo arrivati? Oddio, 2020, andiamo indietro del tempo! 1994! Ritorno al 1994, che succede? Ci fa vedere tutte le console? Figata. Beh, questa è la PlayStation 1. Che tocca fare qua, ragazzi? Che tasto power. Tocca fare così? Ok, abbiamo avviato un gioco. La demo 1. Di che cosa? Non ho visto. Non si apre, non si apre più. Ok, non si spegne nemmeno più. Però andiamo su questa scalata di memory card della PlayStation 1. Oddio, che strano. Oh, e dai, no. Mo te ne vai a fanculo. Ci devono essere sempre dei nemici stronzi, diciamo. Ecco. Dai, su, 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 su. No, il gelatinoso! Quanto lo odio, ragazzi! Ah, fanculo. Oddio. Benissimo, dai. Vai su con sta scalata, vai, vai. Ma dove stiamo andando, ragazzi? Boh. Ma cosa? Vediamo un po' la mappa. Non lo so. Siamo sempre sulla piazza della CPU. Quindi in teoria l'ultimo pezzo di puzzle si troverebbe qui? Chissà. Che cosa ho? Due vite? Ho due vite di robottini, ma che cazzo? Eh? Chi cazzo era sto T-Rex? Oh mio Dio! No, 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 vai, va, fanculo. Oh, che cazzo? Oh, oh! Porca troia, ma io come cazzo lo sconfigo questo? Ma? Aiuto, 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 aiuto! Non voglio farmi mangiare! Oh! Oh! Boh, no! Oh! Mamma mia, ragazzi! Sto andando tutto da intuito! Che cazzo tocca fare? Ah, così? Boom! Ti è piaciuto? Sto colpo? Boni con la coda! Ok! Mamma mia, astro! Mamma mia, e levatevi dal cazzo voi. Ok, no, no, no. No, ok, no. No, cazzo. Ah, quelle sono le vite, vabbè. Ok, abbiamo perso una vita così, ragazzi. Quei dischi di merda mi hanno colpito. No, porca troia. Porca puttana. Dai, abbiamo perso un'altra vita. Ah, no, che cazzo però. Ma dai, è impossibile. Ma dai, sto cazzo di T-Rex, di merda.
Dai, possiamo riassumere che alla fine, nella prima ondata, sono stato pure fortunato ad averlo abbattuto per la prima volta. Adesso ci dobbiamo un attimino arrangiare. Allora, sti dischi che fanno in modalità boomerang un po' mi danno fastidio. Ok, saltiamo. Ah, no, no, no! C'è un po' di pendenza che porca puttana, stavo rischiando di morire. Stavo rischiando di perdere una vita. Tenti la coda, madonna. Mi sono salvato proprio a culo a culo, che culo. A culo a culo, che culo. Mamma mia, che fantasia di parole che ho. Oh, no, no. Marò, che culo. Ok, no. Porca troia, non ce l'ho fatta. M'ha magnato, sto stronzo. Un po' di concentrazione. Dai, 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 dai. Vai, Kazanna. Ok. Mangia sto cazzo. Oddio. No, la pendenza di merda. Che culo. Allora, seconda botta. Vai, vaffanculo. È morto? Ma veramente è morto? È morto, abbiamo vinto. Ma dai, erano solo queste botte. Ah no, ma che cazzo è questo? Ma? Ma no, 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 oh, buoni, oh, ma porca troia, ma che cazzo è sto dinosauro di merda? Ci sta bruciando tutto il livello. Oh no, dai! In teoria sono salvo perché sono nell'acqua, però ok, abbiamo perso una vita così, vaffanculo. Oh, che cazzo ha? Gli occhi di merda! I laser di merda, ma cosa? No, 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 che cazzo sono? Oh, no, ma come mi ha colpito? No, vabbè, impazzisco. No, ricominciamo da capo. No, no, raga, ma cosa? Ma non c'è un salvataggio? Come i vecchi giochi, ragazzi, prima era così, era tutto difficile. Vabbè, ritorniamo in quel punto, va. Vai, eccoci, siamo pronti. Stavolta abbiamo due vite. Madò, quanto è veloce a bruciare sto stronzo. Allora, non dobbiamo cadere qua. Prima sono caduto. Ok, eccoci. Che vuoi fare? Dai su, con sti occhi di merda. Dai, 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 dai. No, 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 no. Facciamo così. Ok. Bella giocata, attenzione. Ok, sto pezzo è nuovo. Che cazzo devo fare, Boni? Ok. Cazzo so. Ah, ok, nemici. Pensavo tutti i razzi incredibili. Andare a fanculo. I mortacci che dischi. Ok. Ok. Bravo Lollo. Oddio. La coda di merda. Aiuto. Dai, ma questo come cazzo lo colpisco? Bruciali, bravo. Madonna, che devo fare? Una coppa, un trofeo. No. Ma l'ho preso. Ok, no. Gli ho dato una botta in faccia. Ma cosa, ragazzi? Ma cosa? Proprio sull'occhio. Vai. Oh. Che è successo? L'abbiamo sconfitto con il cazzo. E abbiamo distrutto un occhio. Così non ci folgora. Però è più cattivo adesso. Mortacci sua. Cosa abbiamo qua? Un altro trofeo, ragazzi. E beccate quest'altro, va. Ok, attenzione. Vai, 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 che è morto. È morto. Ok. Ok. Abbiamo vinto? Attenzione, tiriamo. Oh, mamma mia, quanto è dura sta lingua di merda. Dai, 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 Astro. Benissimo. È morto. Mamma mia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo definitivamente finito il gioco. Bello. Ci sta. E adesso? No. Siamo su. No, non ci credo. Che figo. I titoli di coda. Cosa? Ma posso spaccare le parole. Ma cosa? Fantastico, raga.
girà pure le monete. Bello. Dopo, ragazzi, andremo praticamente a prendere qualche palla lì su PlayStation Lab. Ok, ci stiamo facendo un po' di monetine. Colpiamola sul giallo, che almeno ci dà le monete. Oh cazzo, endo cazzo vai, oh. Ok. Ok, ok. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Figata, io sto qua soltanto per prendere le monete. Di nome a me non mi interessa proprio. Vi dico la verità. E poi è grazie a loro che riusciamo a giocare a questi gioconi. Perché sono gioconi. Pure se alla fine è durato poco questo gioco, però è fatto bene. Con tutta la vibrazione, con tutte le robe. Vabbè, ho perso la moneta. C'è sto stronzo, lo stampino di merda, che mi ha creato tanti problemi, direi. E insomma. No! Mamma mia, mi folgorava quello. Ok. Che cazzo so questi? Ah, del primo mondo, giusto. Quello nel mondo acquatico. Ok, oddio. Oddio, che belli loghi. Fantastico. Grazie per aver giocato. Grazie a voi, ragazzuoli. Grazie alle monete, più che altro. Buone. Allora, che si fa adesso? Boh. Ok, ritorniamo nella lobby. Ok, qui, vabbè, sono tutti i ringraziamenti. Possiamo pure saltare? Saltiamo, ragazzi. Vabbè, abbiamo finito. Quanti ringraziamenti sono? Saltiamo, va. Eccoci qua, il vero ultimo livello. Ma alla fine, oh, questo mondo speciale ci ha avuto un po' di content, possiamo dire, eh. Bello il coniglio che ci dà un po' di sordi. Ok. Tiriamo. Dove si va? Di nuovo nello spazio. Attenzione, abbiamo scoperto le cuffie della PlayStation 5. Eccole qua, ragazzi. O sbaglio, sono loro? A voglia che sono loro. Penso che adesso sblocchiamo la PlayStation 5. Vediamo un po' se ho ragione. Ammazza, oh, quante robe ha là di lato. Per disattivare il microfono, il volume. Ammazza, oh. Che roba. Vabbè, comunque, andiamo avanti. In teoria dovremmo sbloccare la PlayStation 5 qua dentro, no? Vediamo un po' se ho ragione. Ok. Qui non c'è nessun nemico. Un altro progettino. Ecco qui la camera della PlayStation 5. La telecamera HD. E, insomma, tanta tanta roba. Che bello, pure... No, pure la texture. Guardate come si vede bene. La texture che vi volevo far vedere praticamente nel unboxing. Praticamente qua sotto nel DualSense. Qui si vede benissimo, raga. Tra l'altro anche nella scocca della PlayStation 5 ci sono un po' di simboletti. Comunque, andiamo avanti. E saltiamo. Yuhu. Fantastico. Che bella questa passerella con tutti i simboli della PlayStation 5. Della PlayStation. Comunque, abbiamo scoperto adesso il DualSense. Eccolo qua, il nostro carissimo controller. Fantastico, è proprio lui. È proprio lui. E via. Ok, andiamo avanti. Vai, su, su, su. Andiamo. Ora dovremmo sbloccare. E infatti penso e spero la PlayStation 5. Vediamo un po' se è vero. Eccola qua. Eccola qui la nostra console. La mia console che ce l'ho. È proprio questa. Con il lettore Blu-ray.
strano, è quella senza il Blu-ray? Che discriminazione. Vabbè, quella è una variante. Vabbè, comunque, eccola qui, tutto quanto. Qui possiamo vedere proprio bene le robe. Cioè, per l'unboxing sta grafica era spettacolare. Vedete un po'? Ci sono tutte le USB, l'HDMI, il cavo LAN, Ethernet. Insomma, tanta tanta roba. Vediamo se si vede dalla scocca che ci sono i simboletti della PlayStation. Eh sì, diciamo un po', un po'. Vabbè, si vede un po', no? Là, sulla scritta Sony. Boh, vabbè, comunque, usciamo e vediamo un po' di fare le prove a tempo. Sinceramente sono anche lì curioso, anche se sto video sta durando parecchio. Abbiamo sbloccato quindi adesso tutti gli strumenti della PlayStation 5 e tutte le robe. Guardate come sta prendendo forma, anzi abbiamo trovato, hai trovato tutti i 5 artefatti chiave di PlayStation. Ma la tua ricerca non finisce qui, sei in grado di trovare tutti gli artefatti? Beh, in teoria l'ho trovati tutti, ci manca soltanto qualche pezzo di puzzle. Come per esempio uno nella lobby che non sono riuscito a trovarlo. Vabbè, peccato, non completeremo il murales per un pezzo. Però prima di andare a spacchettare altre palle di Natale, come vedete io ho sbloccato, come vi dicevo, anche che io ho la PlayStation 2, questa qui piccoletta. Oddio, ma questo si sente proprio bene. L'ha proprio schiacciato, ma poraccio. Oddio, l'ho ucciso. Ma dai, ma cosa. Ok, quindi ragazzi, questa rispetto all'originale, alla prima PlayStation 2, questa è veramente un botto comoda. Come vedete qui abbiamo già il cavo Ethernet, lì invece non ce l'ha. Insomma, questa piccolezza è tanta tanta roba. Ma allora, prima di, aspettate, così si accende la 5. E infatti non si accende. Sì, è accesa. Perfetto. Però, allora, prima di concludere il video e andare a spacchettare altre palle, sono un attimino curioso di vedere la sfida di rete a tempo. Vediamo un po' che succede. È la prima volta che parlo là, sinceramente. Oddio, e che è? Ma? No, fantastico! No, ma che figo, ma veramente? Cioè è online questo, penso, spero. Ma ci fa fare tutto il livello? Tutto il mondo? Vediamo un po' che succede. Proviamoci un po'. Ma che tocca fare? Ma questo è un altro mondo proprio, raga. Che tocca fare qua? Oddio. Oddio. Di essere proprio veloce, no! Porca troia! Dove cazzo vado, mo? Dai! Ma è figata questa roba, oh! No, io ci devo portare altri video. No, no, io ragazzi ci porto altri video, non mi interessa. Via, 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 via. Esco e ci ritorneremo alla prova a tempo una prossima volta. Quindi ragazzi, faremo tutte le prove a tempo, tipo quante ne posso portare a video? Fatemi un attimo vedere. Tipo, ecco, facciamo così, siccome non voglio prolungarmi tantissimo con questa serie, ne voglio portare 4 per volta. Quindi ragazzi, ci saranno altri 2 episodi su Astro Playroom, su questa sfida di rete a tempo. Quindi praticamente vediamo un po' che riesco a fare con un risultato a tempo. Quindi ragazzi, sabato prossimo ci sarà un altro video su Astro Playroom dove faremo la sfida di rete a tempo su corsa in montagna, corsa spaziale, corsa congelata e corsa fulminante. Poi abbiamo corsa scalata, corsa con jetpack e corsa saltellante. E poi infine abbiamo la corsa rotolante. E ragazzi, questa è una cosa veramente molto incredibile, molto veramente fantastica, per confrontarci chi ha fatto il risultato migliore. Ovviamente ragazzi, non mi allenerò su questi livelli e farò tutto in tempo reale. Ok? Ok. Detto ciò, andiamo adesso, siccome abbiamo concluso,
a spacchettare su PlayStation Labo, ad aprire un po' di palle su PlayStation Labo. Eccoci qua, il murales, come vedete, sta prendendo forma. Ci manca giusto qualche pezzo. Lì ci aspettano qualche robottino. Tira un po' di monete. Ma io ce ne ho un botto, ragazzi, di monete. Guardate un po' che roba. 3000, ma pure di più. 3500, mo arriverò, boh. Vabbè, nel dubbio noi giochiamo. Vai, prendiamo questi pezzi dei puzzle. Belli. Vai. Vai che questo video sta durando parecchio. Palla d'oro ed ecco qui che abbiamo trovato. La PlayStation 3. Ma questa è una variante, ragazzi. È una variante, penso. Penso di sì, ragazzi. Ma comunque, andiamo avanti. Non è quella Slim. Boh. No, no, non è quella Slim. Io mi ricordo c'ho quella Slim, ma è un'altra. Quindi non può essere una Slim. Allora, ecco questa io c'ho. La PlayStation 3 Slim. Io la chiamo Slim. Sì, è Slim perché è abbastanza piccoletta rispetto a quella normale. E io c'ho questa. Eccola qui, è proprio lei. Comunque, interagiamo. Qui si mette praticamente il disco. Tutto, non è tutto automatico, ma praticamente lo devi fare in manuale. E insomma, tanta tanta roba. Andiamo avanti. Blocchiamo altri oggetti. Vai. Puzzle. Puzzle. Vai, ce la facciamo con le monete. Modellino. Altro modellino. Bello. Ok, qui abbiamo sbloccato un nuovo artefatto. Eccolo qui. Qui abbiamo la PSP Go. Ma cosa? Ma cosa? Non l'ho mai vista, ragazzi. Non l'ho mai vista. Ma cosa, ragazzi? Ma cosa? Vabbè, molto più bella comunque la Nintendo DS. A dire la verità. Pure se c'ha questa funzionalità incredibile. Vabbè, comunque, andiamo avanti. E guardate se adesso ci capitano tutte le lattine, eh. Guardate come mi incazzo, eh. Vediamo. Ok, che culo. Puzzle. La lattina, vaffanculo. Ok. Bello, un altro trofeo. E abbiamo guadagnato praticamente un trofeo grazie a questo modellino. Fantastico. Andiamo avanti. Lattina di merda. Ok. Ok, abbiamo trovato un nuovo artefatto. Che cazzo è sta roba? GPS. Ricevitore GPS per PSP? Eh? Ma cosa? No, ma veramente? Esistevano ste robe? Ma mai viste. Ma cosa? Ma... Ma, vabbè, a cosa serve sinceramente un ricevitore GPS sulla PSP che è una console? Non lo so, ragazzi, sinceramente. Comunque, aspettate, no, rimaneva qualcosa. No, 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 no. Aspettate. Ok, saltiamo tutto. Congratulazioni, cercatore, hai trovato tutti gli artefatti, grazie. Però ci mancano i puzzle. C'era un pezzo di puzzle lì, quindi. Ah, che figo! Ma c'erano pure delle lattine e meno male, non spreco nemmeno i soldi. Si è tipo resettata la macchina. Bello. Ok, abbiamo anche tutti i modelli. Tutti i progettini vari. E andiamo a sbloccare adesso tutte le robe. Addirittura i fuochi d'artificio. Grazie mille. Quindi il cavo l'abbiamo completato. E adesso? Non c'è un cazzo, giusto? E che cazzo pesco? Non c'è un cazzo. Vabbè. Ci stanno un po' di fuochi d'artificio. Vabbè, allora andiamo avanti. Usciamo. Vediamo un po' le robe che ho sbloccato, insomma. Ci manca giusto un puzzle. Eccolo lì. Guardate come si vede, come si nota praticamente nella lobby. Eh sì, ci manca questo pezzo. Vabbè, poi lo troverò off video. Qui abbiamo tutti i progettini vari, come vedete. Questi che giocano con l'Hula Hoop. Fantastico, eccolo lì, murales. Guardate che bello, questo è proprio completato, con tutte le console, con tutti gli oggettini, fantastico. Soprattutto anche questi, oddio, mo le spacco ste robe. Allora, qui abbiamo tutti i progettini vari. Tanta tanta roba, ragazzi. E vabbè, insomma,
direi di concludere questo video su Astro Playroom e l'ultimo, possiamo chiamarlo, l'ultimo episodio di questa serie, dopodiché usciranno altri episodi extra i prossimi due sabati. Può finire quindi questo video così. Ebbene ragazzi, questo tra virgolette ultimo video su Astro Playroom può finire così. Spero che vi sia piaciuto, lasciate like se è per questo. E ragazzi, tanta roba, oggi abbiamo spaccato tutto, soprattutto quei T-Rex che sono spawnati così alla random. Ce l'abbiamo fatta e me la so cavata abbastanza bene. Ma comunque vi ricordo che i prossimi sabati ci saranno due video extra sulle prove a tempo, sempre qui su Astro Playroom. E comunque, chi non è iscritto, iscriviti subito, mi raccomando. I social li trovate qua sotto in descrizione, andatevi a seguire anche lì se volete. Instagram lollo02thebest e Telegram @lollo02thebest. E ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver seguito tutto questo video e ciao.